Merci, armi, droga, soldi, musica. Come giganti silenziosi, i container solcano marie strade, riflettendo i propri loghi sbiaditi sulla mira maccate. Raccontano le storie dei luoghi che attraversano e delle mani che li caricano e scaricano in un ciclo infinito. Protagonisti invisibili di un'epopea moderna che intreccia il destino del mondo. Ogni cosa che indossi ora, il telefono, il computer o la TV da cui guardi questo video, è stato in un container. Probabilmente anche il cibo che mangi, i farmaci che prendi e l'arredamento della tua casa. Protagonista invisibile, dicevamo, una sineddoche. Raccontare il contenitore, questo ammasso di lamiera che grazie al suo contenuto ci rende la vita comoda e sostiene il nostro tenore di vita. Un contenitore quindi che si riempie secondo le dinamiche del mercato, le richieste del pubblico, lecite e illecite, nascoste, polverose. La storia dei container è fatta di lamiere aperte di notte, spesso con doppi fondi, che rivelano più di una verità. All'esterno il logo di una multinazionale, all'interno i sogni di gloria di hustler sparsi per il mondo, che a distanza di mari e chilometri sognano un destino diverso. Un concept potente e specifico, quello che Skinny ha scelto per il suo nuovo disco, Containers, e porta a una riflessione obbligata. Che cos'è un producer album se non proprio un container? Ammaccato, spesso criticato per l'impatto ambientale o per la difficoltà di trovare una direzione univoca. Navi cariche di centinaia di container, ognuno diverso, loghi appiccicati e staccati dal vento e dalle intemperie. A volte però il caos trova un ordine. Magari le società di trasporti riescono a fare lotto e riempire tutta la nave. Altre volte nel disordine emerge una visione più grande, un'estetica armoniosa. Pensando a Containers mi viene in mente la copertina caotica mordinata di Hail to the Thief di Radiohead. Come strade affollate, dove i palazzi diventano blocchi, colorati e con scritte, così vedo una nave cargo che oscilla in un mare in tempesta, carica di container, brani e featuring che Nate Skinny ha il compito di ordinare e dargli un senso. In questo contesto, cos'è il mare tempestoso? Mi sono dato due risposte almeno. Una è sicuramente il rap italiano, che nonostante le nuove leve, nuovi marinai ed aspiranti nostromi con le loro nuove energie e un'implicita critica dello status quo con annessa ambizione al timone, è probabilmente in una fase di ristagno. Una secca nel mare pericolosa per lo scafo della nave cargo che solo un capitano di esperienza può dominare e manovrare. Dall'altra, il mare tempestoso per le onde che questa stessa nave ha creato. Nessuno dovrebbe poter attaccare il lascito, la scia di Nate Skinny per il rap italiano. Gli inizi mainstream, pezzi, mattoni, sono state tutte consegne perfette senza macchia, con quella capacità unica, la specialità della casa, di riuscire a essere coevo, contemporaneo, su epoche, visioni e interpretazioni diverse del rap italiano. Una nave cargo ubiqua, capace di essere in due porti allo stesso momento, ma senza avere un piede in due scarpe, quello mai. Lo scarpone tecnico, lo stivale d'ammiraglio al piede di Skinny è sempre stato uno, capace di fare perno e puntare il timore verso anche direzioni impopolari a volte, ma giuste, coerenti, in direzione di un'idea di suono. E quando c'è questo, ai mozzi, a volte, rimangono solo le opinioni, lontane. Però dal timone. Non è stata questa purtroppo la dinamica su Botox, un progetto sul quale su esse negli ultimi giorni ci siamo spesi per cercare di dare una contestualizzazione storica più giusta, che raccontasse qualcosa di diverso rispetto a quella minoranza rumorosa della critica del pubblico, che ha cercato insistentemente un modo di attaccare un progetto sicuramente diverso per taglio, impostazione e direzione rispetto ai precedenti, ma questo anche a causa del contesto nel quale è emerso dalle onde, la pandemia e la straniazione attorno che tutti portiamo ancora addosso. Un progetto considerato più pop, però ingiustamente, perché nonostante sia vero che raccontasse un mood più malinconico e cantato rispetto alle consegne precedenti di Skinny, celava nascoste in piena vista delle perle rap, delle perle hip hop che non possono essere contestate. Messe in discussione sì, ma con i fatti, non con il sentito dire. Ecco, per capire Containers è necessario ripartire da qui e dalle onde lasciate dai mozzi che si sono affacciati tutti su un lato della nave cargo per guardare le onde, quasi tifando il naufragio, e in qualche modo hanno sbilanciato la barca. Flash forward dal 2022 di Botox a oggi, ottobre 24, con l'uscita di Containers, la nave di Skinny solca acque placide, pericolose, come i nomi che riempiono i feat, ma giuste, riuscite, azzurre. Tutto quello che è successo nel frattempo spiega questo disco, la direzione che ha preso e il perché funziona. Ci sono almeno due fenomeni che vanno considerati, delle profezie che Skinny ha fatto in modo di adempiere, una preparazione al lungo viaggio della nave cargo. Due fenomeni che si intrecciano tra loro e sui quali Skinny avrà per sempre una sua firma. Per quanto riguarda il primo, basta menzionare le parole che si ripetono maggiormente nel progetto. Un mantra, una leggenda da marinai su un tesoro nascosto in un'isola che è stato finalmente tirato su dal sedimentarsi di anni di sabbia e immobilismo del rap italiano post 2016. Solo due parole: Players Club. La posse track che ha immortalato una nuova scena ha dato contesse e profondità ai suoi protagonisti. Un gradino, sotto forma, in questo caso di container, alla loro carriera che loro hanno calcato per affacciarsi più in su, dove non potevano vedere prima, assistendo a una vecchia scena, a volte sonneggiante, con il pazzo desiderio di organizzare un colpo di stato, un cambio della guardia, un terremoto italiano, il secondo elemento che racconta come si è cambiato il mondo del rap italiano da Botox a oggi. E se questa dinamica non è totalmente completata in questo disco, Container sta sicuramente
esattamente quello spirito del tempo di Pezzi, dove la generazione 2016 aveva ricevuto il suo primo invito al gala del rap italiano. Gli hanno chiesto lo smoking e loro metaforicamente avevano portato le cartine, fumando dentro e mettendo i piedi sul tavolo di quello che funzionava al tempo. E così succede pure in Containers, con Kid Yugi, Tony Boy, Artie5, Nerissima Serpa e Papa V tra i protagonisti indiscussi dei brani. Nuove leve, new entry nella nave, ma con la giusta ambizione di arrivare a prendere il timone. Questo però con il permesso dell'ammiraglio Night Skinny, che dopo aver benedetto il Players Club gli ha lasciato le chiavi delle cabine segrete della nave cargo, permettendogli di aprire il disco e chiuderlo, l'alfa e l'omega di questo progetto. Ma ridurre questo progetto all'impatto dirompente di Nuovi Ragazzi Terribili sarebbe un errore storico che non vogliamo commettere. Night Skinny è impostato concept, regole e l'inizio e la fine. In mezzo sono saliti in cattedra le leggende di questo gioco. Jacopo Plaza, che mette la firma sul brano iniziale con Yugi e Tony Boy, agli stessi Teto e Lazza che con Trema incidono il proprio nome su un banger che volevamo sentire da tempo. La contemporaneità, dicevamo, è una delle migliori qualità delle decisioni della direzione artistica di Skinny, che nel disco gioca con campioni iconici, contorcendoli fino a dargli nuove forme. È così che erano nuove combo giustissime, che ci hanno fatto dire: ma perché non l'avete fatto prima? Parlo di Kid Yugi con Pac in Divido Cose, Noiz Narcos con Simbalaru e Joliet in Rito Breve, e due Tony, Boy e F, per poi finire con la posse track finale. A scanso di equivoci, Containers è un disco che non ha paura di essere rap, e in modi incredibilmente diversi tra loro. Su tutte penso che su un palcoscenico principale debba stare Mio Padre, un instant classic con Noiz e Gue che merita un ascolto, o forse mille, grazie a un concept incredibile e uno storytelling da urlo da due dei pesi massimi della scena. Ma è anche rap in modi diversissimi, anche nei modi in cui sceglie di raccontare le emozioni. Ci sono almeno 4 brani in cui questo succede a livelli altissimi, ma tutti diversi tra loro. Dalla bellissima Solo Dio Sa, un vero inno per questa roba, per la nostra cultura, firmata da Tony Boy, Anice e Giulia Resciva. Passando per DM, una stand dei nostri tempi dove Tedua legge i DM che ha ricevuto da tutti i fan che gli hanno scritto negli anni e unisce assieme una sua risposta, che racconta tanto del non detto del percorso del rapper della Divina Commedia in questi anni. Senza dimenticarsi di Amore Cieco, che vede Madame salire anche lei in cattedra su un brano con un taglio d'amore ma tossico, nel quale mostra ancora una volta il livello al quale merita di stare. Ultimo, ma non per importanza, Luque, con la sua Solo, un brano meraviglioso, dalle tinte dark di Malamore, ma con l'apertura e la pulizia di potere da inserire immediatamente nella playlist dei brani Luque più Night Skinny, che speriamo possano darci il prima possibile un progetto collaborativo. Emozioni, quasi crepe sulla lamiera di questi Containers, il nuovo disco di Night Skinny. Un disco riuscito, giusto, che trova nella sfida principale dei producer album, ovvero la difficoltà di avere una coerenza, la sua forza maggiore. Skinny ha fotografato di nuovo la scena e l'ha fatto con un disco rap. A prescindere dai feat, ogni brano è indiscutibilmente, senza possibile dubbio, un brano di Skinny. E io non chiedevo altro.